tutto pronto per la ripresa delle ostilità di questo ultimo ottavo di finale per quanto riguarda la Crese Cup, undicesima edizione. 1-0 per la squadra ora in possesso palla, all'intervallo col gol dopo 2 minuti di Piero Metullio. Destro incrociato che ha trovato lo spazio giusto tra le gambe della difesa biancoverde. Metullio molto ispirato con Fichera e Bertocchi nella formazione in completo scuro. Impegnato severamente in almeno 3 circostanze, portiere ora all'uscita, cioè Enrico Pogliano. Allo stesso modo anche Barbato comunque ha fatto la sua buona figura. Attenzione a Fornasari adesso, riparte lui, come ad inizio gara cerca di incrociare il tiro, si scontra contro la difesa arcigna del Panevino e San Daniele. Dentro di esterno, bella questa idea. Bertocchi, vero faro nel primo tempo della manovra della squadra in maglia scura, con il dinamismo di Fichera e i movimenti sempre ficcanti di Metullio. Cambio di gioco ora, ottima la lettura di Bolcic che può caricare il destro, la finta, Fornasari a spazio, indovina il primo palo, lasciato libero il giocatore in maglia numero 7 dell'Helicopterman che così trova il pareggio. 2 minuti e mezzo del secondo tempo, tutto da rifare per il Panevino e San Daniele in bilico sull'1-1, questo ultimo ottavo di finale. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato suo, per cui calcio d'angolo. La partita è tornata in bilico. E adesso, come nel primo tempo, si rinnova il quadretto lì sul corner. Fichera per Bertocchi, il pallone basso. Metullio subito attaccato da Bolcic, poi Mercandel qui, piccola ingenuità, regala la rimessa agli avversari, stacca di testa senza impattare Fornasari, allora pallone tranquillo per Barbato. 4 minuti e mezzo, 1-1, è arrivato il gol di Fornasari in apertura di ripresa dopo 2 minuti, così come nel primo tempo dopo 2 minuti era arrivato il vantaggio di Metullio. Occhio a Fichera che piazza il destro sul primo palo. Ancora Pogliano fa un figurone. Pallone teso, Fornasari non riesce a controllare, pressato efficacemente dagli avversari. Adesso Metullio cerca di eludere la guardia di Mervic, costretto a ricominciare da Bertocchi. Fichera, Mercandel, movimento di Busletta largo a sinistra, mentre Kirsic resta sempre in consegna su Fornasari. Occhio allo spazio per Busletta, adesso linea di fondo, all'indietro Fichera con il piatto destro, pallone che si impenna di poco, e questa era una ottima chance. Fichera che ha corso tantissimo nel primo tempo, si rischia di arrivare poco lucidi all'appuntamento con il gol, con il tiro decisivo. Bolcic, gioco orizzontale, Helicopterman che adesso può ragionare con più calma alla ricerca del punto del vantaggio. Pelosin, Fichera non lo molla, Pelosin cerca di andarsene sul fondo, buono il suo lavoro, ancora Pelosin, pallone basso, il piatto sinistro, si alza anche qui. Visintin ci ha provato, occasione forse più ghiotta ancora di quella avuta poco fa dagli avversari. Si resta quindi sull'1-1, non cambia nulla. Qualificazione ai quarti, ancora in bilico, parte Bertocchi adesso in profondità, viene raddoppiato, anticipato da Rampino, si fa vedere Metullio, tocco corto per lui. Busletta, buona la sua prima finta, poi è chiuso, allora allarga per Bertocchi, secondo palo per Fichera, a campanile mette fuori di prima Pelosin, ottimo controllo di Fornasari nello stretto, la palla gli sfugge proprio sul più bello, allora recupera Panevino e San Daniele, Fichera per Metullio, chiude l'1-2, Fichera ancora a lavoro sul secondo palo, Bertocchi incrocia, il colpo di testa ancora lui, la palla passa, non si sa in quale spazio, e arriva il gol del 2-1, premiata l'insistenza e la caparbietà del tridente offensivo. Buona la giocata tra Fichera e Metullio, bravo Fichera a mettere dentro il pallone che sembrava quasi destinato ad uscire. È bravissimo anche Bertocchi, prima di incrociare il colpo di testa, grande risposta di Pogliano sul tapin, potente e preciso, per poco non faceva il secondo miracolo consecutivo. E ora 7:30 sul cronometro, nuovo vantaggio Panevino e San Daniele,
Fornasari subito risponde, dura sì e no 15 secondi. La gioia del 2-1, arriva subito il 2 pari, è ancora col numero 7 biancoverde, Tommaso Fornasari. Tutto da rifare, allora, massimo assoluto equilibrio, anche ieri a parte l'ultima gara che ha visto Marea Rive trionfare 8-2 su Trieste Costruzioni, falcidiata però dall'espulsione di Azic. Le altre partite sono state molto molto equilibrate, anche necessari supplementari nella prima gara, forse addirittura palo esterno se non si è visto male. Intanto Bertocchi, pallone giocato corto, Fichera, Mercandel, bella questa azione nello stretto, grande giocata e arriva l'ennesima parata decisiva di Enrico Pogliano. Grande lavoro di Busletta, controllo e tiro. Ancora lui, primo palo, arriva la chiusura stavolta puntuale di Bolcic. Punizione con Fornasari, barriera 2, distanza notevole. Vediamo se proverà direttamente. Cerca la battuta con l'esterno, centra Bertocchi in pieno. E poi la chiusura di Mervic. Brutto cliente per Metulio, è un bel duello tra i due. Eccolo qui Santoro, tocca corto, scambia con un compagno, Boscarolli, arriva Metulio sempre in agguato, Boscarolli cerca Fornasari, in cooperazione Fichera e Bertocchi chiudono. Eccolo qui Bertocchi, serve Mercandel sulla corsa, chiudono 1-2 con Fichera, ancora Mercandel, Bertocchi, si fa vedere Busletta, si resta invece sulla fascia destra. Fichera, bello il pallonetto, poco spazio per Busletta che cerca di favorire Bertocchi con un colpo di tacco, chiude Boscarolli, Mercandel porta a spasso il pallone, Fichera per Busletta, c'è un briciolo di spazio, ancora Fichera, il tiro, attenzione alla deviazione, Metulio, un guizzo quasi alla Pippo Inzaghi. Si ritrova il pallone lì, una frazione di secondo, puntata e gol del 3-2. Kramer-Setter, ottima la sua giocata ma grande la risposta di Barbato qualche istante fa. Tanto Mercandel, c'è la possibilità di transizione, Fichera sulla destra, si è chiuso però la squadra biancoverde. Busletta prova col tiro, una puntata improvvisa, Pogliano la vede sbucare, salva ancora i suoi. Davvero grande prestazione di Enrico Pogliano, incolpevole sui gol, e bravissimo in almeno 5-6 circostanze. Ancora lui che cerca di affrettare un po' i tempi, 17:40 del secondo tempo, Kramer-Setter, Santoro, duello tra numeri 5 con Mercandella che lo tiene lì, non lo molla, davvero grande lavoro difensivo. E poi Bertocchi, un punto molto pericoloso, Kramer-Setter prova ancora col corpo e poi c'è il tap-in sbagliato al volo di sinistro, Visintin impatta strozzando un po' la conclusione. Nuova sostituzione nelle fila di Helicopterman, rientrato Lorenzo Pelosin. Boscarolli si fa vedere, riceve Visintin che prova poi la battuta, altra grande risposta a mani aperte di Simone Barbato, protetto poi da Busletta. Metulio si rinnova il solo contro tutti, cerca di andarsene, appoggia per Bertocchi, smista con sapienza il numero 7, Mercandel, il tunnel su Kramer-Setter, si rivela però un numero non indovinato, recupera Helicopterman. Non riesce a tenerla però il numero 10 con le scarpette arancio. Ha rischiato qualcosina Mercandel con questo dribbling, perdendo palla lì. Sarebbero stati dolori per la sua squadra. Metulio cerca di resistere al duello fisico con Santoro, in qualche modo poi la palla a Pogliano. Boscarolli subito. Si fa vedere Visintin, il pallone invece sulla sinistra per Kramer-Setter, bello lo stop a seguire Fornasari con una giocata quasi da Kung Fu, da pochissimi passi, un po' per caso se la ritrova sui guantoni Simone Barbato,
ventunesimo minuto, questo poteva essere il contropiede che sigillava la qualificazione, e invece si resta sul 3-2. Helicopter Man ancora a galla, e adesso c'è spazio per Visintin, lo spazio per il sinistro Kramer-Stetter, nuova battuta, colpisce male. Comunque grande prestazione dei due portieri, Pogliano ma anche Barbato, sicuramente non ha i guantoni immacolati, anzi. Metullio ancora sulla corsa per Fichera, Mercandella, anticipo secco su Kramer-Stetter, ancora Fichera, morbido per Bertocchi, pallone sicuramente una grande idea, leggermente troppo lungo. Intanto il richiamo del direttore di gara a Bertocchi di lasciare probabilmente il pallone lì una volta che esce. Visintin per Pelosin, Kramer-Stetter cerca Fornasari, ancora duello fisico, ottima la girata qui, anticipa l'intervento di Kirsic, pallone che si impenna, alto di pochissimo. 3-2 per chi sta difendendo. E 2 minuti e mezzo al termine del tempo regolamentare, vedremo poi il recupero, se e quanto ce ne sarà. Una grande concentrazione di Barbato che piazza il muro a 3. Parte Fornasari, si impenna il suo destro, pallone calciato col collo esterno. È stato un momento di confusione qui, Kirsic che parla poco e gioca bene, anticipa secco l'avversario. Bertocchi, attenzione, va a puntare l'uomo, lo spazio per il destro, allarga per Fichera, il piatto, la traversa clamorosa, rimbalza fuori il pallone. 24esimo, e questa sarebbe stata davvero la pietra sulla qualificazione. Si resta invece ancora sul 3-2. Musletta, Bertocchi, subito braccato, commette fallo in gioco pericoloso probabilmente su Santoro che l'aveva anticipato, e potrebbe davvero essere questa l'ultima carta da giocare per Helicopter Man. Sul pallone Kramer-Stetter che attende che si allontani Busletta. Fischio io, dice l'arbitro. Un ultimo sforzo chiede ai suoi Simone Barbato, Fichera, Busletta e Bertocchi. Sulla punizione Kramer-Stetter, eccolo il tocco per lui, parte il sinistro, scivola sul suo esterno, non c'è più tempo. 3-2 Pane, Vino e San Daniele che senza cambi conquista una sofferta qualificazione ai quarti di finale contro Helicopter Man. Fuori comunque a testa altissima, squadra che ha cercato fino all'ultimo di riportarsi in parità. Le grandi parate comunque dei due portieri assoluti protagonisti di questa partita. Nota di merito particolare va a Piero Metullio, grande protagonista in attacco per il Pane, Vino e San Daniele. Appuntamento con i quarti della Crese Cup nella serata di mercoledì. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 오빤 강남스타일.